Gentili amici, siamo di nuovo qui questa mattina con l'amico Fioravante da Ciaro, il quale, come ci ha promesso nella precedente puntata in cui ci siamo occupati dei proverbi e detti dialettali della nostra Sanzano, ci racconterà di un periodo triste della storia della nostra cittadina e precisamente del periodo bellico di cui San Salvo è stata protagonista suo malgrado quando passò la guerra con il secondo conflitto mondiale che interessò la popolazione di tutta Italia e quindi anche della nostra San Salvo. Bisogna premettere che di questo argomento già si sono occupati in precedenza anche illustri scrittori della nostra cittadina di San Salvo, come ad esempio il professor Giovannino Artesi, mio intimo amico. Però probabilmente ascoltare dalla viva voce di un testimone oculare delle vicende, io credo che sia importante e soprattutto importante per lasciare un messaggio vocale, se così si può dire, per lasciare alle un messaggio alle future generazioni che credono che l'evento bellico sia un fatto irreale, quando in realtà la realtà era quella che era e ha prodotto soprattutto nella nostra cittadina tanti disagi e, ripeto, tante vittime anche tra la popolazione. Allora, amico Fioravante, dimmi. Mi chiamo Fioravante da Ciaro e sono nato a San Salvo e ho vissuto sempre a San Salvo. E vorrei ricordare un po' la storia della nostra città, che allora, negli anni 40, volevo parlare un po' degli anni 40, esattamente l'anno 43, perché prima ero troppo piccolo, non me lo ricordo, però nel 43 avevo 9 anni e quindi ricordo la storia. A San Salvo c'era tanta miseria e tanta fame, a questo si è aggiunta la guerra, una guerra combattuta tra tedeschi da una parte e inglesi dall'altra. Gli inglesi stavano sulle quelle colline di Montenegro e i tedeschi stavano su San Salvo. Che cosa era successo in quell'epoca? L'Italia e la Germania erano unite e combatterono in Africa per 2 anni e mezzo. Poi hanno avuto la peggio e si sono scappati in Italia, sia i tedeschi che gli italiani sono tornati in Italia. Però come se non bastasse, gli americani e gli inglesi uniti li corsero dietro e occuparono il suolo italiano. Il 10 luglio del 43 invasero la Sicilia. Dopo la Sicilia, lo sbarco in Sicilia da parte degli americani. Poi entrarono in Calabria, in Puglia, e stavano venendo su verso il nord per liberare l'Italia. Che cosa è successo? Che in quei giorni confusi della politica italiana, degli eventi italiani, tra il 24 e il 25 luglio, visto sì che l'Italia stava perdendo e gli americani avevano invaso il nostro territorio, a Roma la politica italiana tremava, perché dice questi sono venuti in Italia. Allora Mussolini fece il Gran Consiglio, i suoi ministri, tutti. E la notte del 24 luglio, tra il 24 e il 25 luglio, Mussolini viene sfiduciato. E l'hanno sfiduciato i suoi, non è che l'hanno sfiduciato gli altri, l'hanno sfiduciato i suoi. Il 25 luglio, il re Vittorio Emanuele fece arrestare Mussolini e nominò capo del governo un certo Pietro Badoglio, capo del governo. Mussolini, se non erro, venne arrestato sul Gran Sasso. No, dopo Mussolini viene nascosto sul Gran Sasso, in Abruzzo. Questa è un'ottima considerazione. Dimmi. Però questo Pietro Badoglio prese il comando delle truppe, sì, e combatterono assieme ai tedeschi contro gli americani e gli inglesi che avanzavano per qualche tempo, per una quarantina di giorni, se non che sotto sotto stavano tramando con gli americani per fare un accordo
perché la guerra ormai era persa. Si rendevano conto, questo Pietro Bavere si è reso conto che non c'era più niente da fare. E l'8 settembre del 43 annunciò alla radio che l'Italia aveva fatto l'armistizio con gli americani. E quindi gli americani e gli inglesi, che prima erano i nostri nemici, divennero amici e alleati. I tedeschi diventarono brutali, cattivi. E le popolazioni di San Zorro l'hanno messo in modo triste la guerra. Perché la guerra è durata un mese qui a San Zorro. Perché è durata un mese? Perché i tedeschi, quando hanno fatto la... quando noi italiani ci siamo alleati con gli americani, hanno fatto affluire le forze fresche, militari, forze militari dalla Germania, dai Balcani, dai Balcani, per fermare l'avanzata degli americani. E si sono appostati proprio su San Zorro. Un mese triste, tutta la notte bombardamenti degli inglesi lungo le colline del Montenegro, bombardavano in continuazione, non tanto il giorno, però la sera, quando arrivava la sera, cominciavano non lo so quanti cannoni ci stavano, e tutta la notte a bombardare. Le popolazioni che facevano? Si riunivano 4-5 famiglie tutta in una casa per darsi coraggio, perché era triste, la paura. E tutta la notte lì non si mangiava, non si dormiva, e le bombe, la paura, le donne, chi piangeva, chi pregava. E durato un mese. I tedeschi, sai che facevano? Entravano nelle case con prepotenza e rubavano tutto quello che c'era da rubare. Olio, farina, il maiale, i cavalli, le galline, quelle che trovavano, e se parlavi, ti sparavano, mica scherzavano, quelle avevano sempre il mitra in mano. E le popolazioni di San Zorro hanno sofferto un mare di guai. È durato un mese questo martirio, se non che la notte del 3 di novembre del 43, una giornata memorabile per San Zorro. La notte del 3 novembre del 43, finalmente gli inglesi avanzarono, perché i tedeschi, sai che cosa hanno fatto? Hanno fatto saltare il ponte sul fiume Trigno, ponte che collega San Zorro a Montenegro, per impedire, hanno messo le mine, hanno fatto saltare il ponte, e gli inglesi facevano difficoltà ad venire. Però la notte del 3 novembre del 43, sfondare le linee e venivano su San Zorro. La mattina, 2-3 ore prima che facesse giorno, i bombardamenti sono cessati improvvisamente. Ma che è successo? E dopo un po' si sentiva le mitraglie dentro al paese. Come si trovano queste mitraglie? Allora quelle che gli anziani dicevano, canta le mitraglie, vuol dire che stanno entrando gli inglesi. Canta le mitraglie. C'è uno strumento che avevano fatto la prima guerra mondiale, capivano queste cose. Dico una mia piccola riflessione, anche per farti riprendere fiato un po', no? Sì. Uno strumento di guerra, come le mitragliatrici, cantavano. Cioè cantavano perché... si andava verso ciò che poi verrà definita la libertà, dipende un po' dai punti di vista, e la guerra che finiva. Quindi queste mitraglie che erano il simbolo della morte, che erano il simbolo della guerra più feroce, più atroce, avevano un suono quasi di uno strumento musicale, o meglio di una voce umana che cantasse. No, perché era strano, perché come si trovano le mitraglie qui? Sì. Di solito gli inglesi stavano entrando al fiume, come si trovano le mitraglie? Ascolti, vuol dire che erano entrati nel paese. Ascolta se ti interrompo, io non ho vissuto quel periodo perché sono nato qualche anno più tardi, nel 53, quindi parliamo esattamente di 10 anni prima, in cui io nacco 10 anni dopo questi eventi che tu stai raccontando. Però da quel che ho sentito dire,
pare che i tedeschi fossero rimasti, cioè fossero fuggiti, ed era rimasto un solo carro armato in zona che si spostava da un luogo all'altro di San Salvo per dimostrare che in fondo vi erano più carri armati. Non so se questo fatto è vero. E poi io ti volevo chiedere un'ulteriore cosa che magari tu racconterai anche dopo, cioè soprattutto il fatto che vi furono delle vittime qui. Infatti quando arrivarono gli inglesi, da quel che ho sentito raccontare delle generazioni che hanno vissuto questo periodo, cioè vi erano, gli inglesi marciavano, venivano verso San Salvo come una fila nelle processioni, uno all'altro e uno all'altro, e sembra che questo carro armato tedesco stesse fuggendo in mezzo alla fila di inglesi, cosa che sembra molto assurda, e che poi sparò, siccome buttarono dei fiori, se non erro, dalla casa di Don Peppino, lì vicino, cioè questo carro armato, per la rabbia, essendo un carro armato inglese, vedendo che arrivavano i fiori agli inglesi, sparò questo carro armato uccidendo una signora, se non erro. No, adesso, uccidendo un signore, un signore, sì. Cille, il nonno di Cille, sì, sì, come? Cille Sandro. Cille Sandro. E ferì la nepote, e ferì pure al braccio la nepote. Un attimo, cioè Cille Sandro sarebbe lo zio di Antonio l'avvocato? No. Sì, sì. Di Antonio il quinto. È il nonno di quello lì. Il nonno, quindi. Proprio alla porta della terra. Di WWW. Proprio alla porta della terra. Questo è chiamato in inglese. Senzalvo.net, e quindi il bisnonno di Antonio venne ucciso. Ucciso. In quel giorno durante dai tedeschi, quel carro armato era un auto blind, io me lo ricordo, bravo è un auto blind che era rimasto indietro. I soldati inglesi già stavano verso la chiesa San Nicola, e quella tracciava lungo il corso Garibaldi tra le fila di soldati. Visto che questo qui faceva segno con un fazzoletto bianco, salutavano gli inglesi e gli hanno sparato. Vabbè. Perché i tedeschi avevano un odio verso gli italiani, perché dice che loro sono stati dei traditori, gli italiani erano dei traditori, perché non hanno voluto accettare di combattere ancora, perché quando Mussolini venne arrestato, il re Vittorio Emanuele l'ha accusato, hai portato l'Italia alla rovina. E quando questo Pietro Badoglio annunciò che c'era stato l'armistizio, queste parole lo ricordo alla radio, onde evitare ulteriori sacrifici al popolo italiano, visto che la guerra l'abbiamo persa, facciamo l'armistizio con gli americani, e gli americani adesso sono i nostri amici, i nostri alleati. E questo suscitò naturalmente la rabbia feroce dei tedeschi, ma proprio adesso, proprio a San Salvo si sono dovuti impuntare questi tedeschi, perché nel frattempo hanno fatto affondare da quel che ho potuto leggere un po' la resistenza in un certo qual modo da parte delle popolazioni italiane fu abbastanza stretta. Ma quello è venuto dopo, la resistenza nacque proprio contro il nazismo, la famosa occupazione tedesca, che però divenne un'occupazione a seguito diciamolo chiaramente, a seguito, mi viene la parola, un po' voltafaccia dell'Italia in quel caso lì, perché se sino a ieri si era alleati, poi improvvisamente diceva faccio pace con te e mi metto contro di te. Quindi questo fatto qua certamente generò, anche se poi purtroppo da quel che si sente, da quel po' che ho potuto studiare, purtroppo i tedeschi in tutta Italia fecero delle pressioni terribili, ogni soldato morto tedesco, tutto ciò che avvenne poi in Italia fu veramente duro, fu veramente triste, e sono quelle pagine che sarebbe meglio, purtroppo non si possono cancellare, ma ci auguriamo veramente di non rivivere per l'umanità. Comunque, volevo dire un'altra cosa, la mattina del 3 novembre poi, quando queste mitraglie cominciarono a sparare, verso l'alba, qualcuno ha cominciato a affacciare la testa fuori dalla porta per vedere che cosa stava succedendo. E quando hanno visto che i soldati non erano più quelli tedeschi, ma erano inglesi,
Allora la gente uscirono tutta a festeggiare. Questi ragazzi inglesi che hanno strisciato per tutta la notte per venire a liberare San Zarro, avevano tutto sporco di fango perché avevano strisciato la notte per liberare San Zarro. E mi ricordo le donne si abbracciavano a baciarlo per la gioia che erano i liberatori. Sì, questo e naturalmente erano i liberatori. Poi mi ricordo che un pezzo di pane, ci davano un pezzo di pane, un po' di formaggio e un bicchiere di vino, e quei ragazzi si sentivano forti, quei ragazzi inglesi. Poi c'era quello che parlava inglese, mio padre era stato in America, parlava inglese, e questi ragazzi ripartirono verso il cimitero per liberare pure Cupello, verso... È un'altra cosa. Il giorno dopo siamo andati a vendemmiare, tutta la gente andava a vendemmiare perché prima non si poteva vendemmiare, i soldati morti, sì. Tutti per le campagne, quanti ce n'erano di soldati morti, sì. Inglesi e tedeschi. Il fatto che... 7-8 giorni quei ragazzi stavano lì, nessuno la raccoglieva perché gli inglesi cercavano di andare avanti, non pensavano a quelle morti, sì, sì. E ai morti. Gli fregavano le scarpe, la gente gli fregavano le scarpe, poi i morti rimanevano senza scarpe perché c'era una miseria nera. Sì, questo... E purtroppo la brutalità dell'umanità è questa. Si fregavano le scarpe ai morti. Purtroppo c'era tanta fame in quel periodo, e quindi però erano come sciacalli che si avventavano proprio effettivamente sciacalli, sotto tutti i punti. Però che la giustificazione, purtroppo i tempi non sono quelli. Però la più bella soddisfazione quel giorno per San Zalmo è stato il 3 novembre del 1943, perché finalmente San Zalmo era stato liberato e aveva riacquistato la libertà, quella libertà che per 20 anni di dittatura era stata negata, prima la dittatura e poi la guerra. E quel giorno è stata una giornata di festa. Miserabili come eravamo, pieni di pidocchi, però avevamo riacquistato il sapore della libertà, il profumo della libertà. Questo è quello che volevo raccontare. Ascolta, è stato un piacere ascoltarti, è stato un piacere davvero ascoltarti, perché quando sono con te e parli tu ho sempre molto da apprendere. Volevo aggiungere questo un attimino, cioè da quel che mi risulta le vittime comunque a San Zarro sono state parecchie, cioè, sì. Non è stato soltanto il nonno dell'avvocato. Per esempio vi era un episodio, se ricordo bene, se ho capito bene, quello Bazzano per esempio pure è stato ammazzato dai tedeschi, una signora che ricevette una cannonata all'incirca dove abita. Sì, ma ce ne sono tanti di quei casi. Sì. Morte, le bestie, le case erano tutte. Ma un segno delle cannonate è ancora lì al palazzo, sì. Scolastico dove adesso vi è la sede del Comune. La chiesa di San Giuseppe. Sì, sia sulla chiesa, sia sulla chiesa che sul parapetto del terrazzo. È stata ancora lasciata l'impronta della cannonata. Ma noi dobbiamo sapere che cominciavano la sera a bombardare tutta la notte. Qua le case le avevano diroccate, le case. Noi avevamo una casa lì, 7 cannonate, no? Era un'esagerazione, perché gli inglesi, non lo so perché, bombardavano sempre. Ma gli inglesi bombardavano perché avevano molti mezzi economici, soprattutto poi con l'arrivo degli americani, da quel che io ho potuto capire. Poi vi era stato, forse è bene ricordarlo, che senza la marina vi era l'aeroporto degli inglesi, in cui sulla sabbia, con delle grate che poi per molti, sulla sabbia vengono poggiate delle grate in metallo, perché poi molti camionisti avevano in quel periodo dopo la guerra, e lì praticamente arrivavano gli apparecchi militari. Altro fatto che ho sentito dire, sembra che molte munizioni, perché gli inglesi erano ricchissimi, siano stati buttati al mare e sono ancora lì probabilmente, anzi questo è un fatto che andrebbe in un certo modo, non dico denunciato, ma reso noto per un'eventuale bonifica, perché potrebbe anche capitare, nonostante oggi i pescatori hanno già scandagliato quei fondi, potrebbe anche capitare che prima o poi qualche ordigno bellico, infatti loro prendevano
questi casse interni mi hanno raccontato. Erano vicino a casa mia, ci hanno lavorato. Sì, no, sì. Volevo ricordare un'altra cosa. L'ottava armata inglese, che avevano il compito di liberare tutte quelle regioni lungo l'Adriatico, si chiamava l'ottava armata inglese, comandata dal generale Montgomery. Invece dall'altra parte, verso Roma, Napoli, c'era la quinta armata americana, comandata dal generale Clark. Sì. E che fronteggiavano questi inglesi e tedeschi, inglesi e americani? C'era un grande generale tedesco chiamato Kesselring, dice che era terribile. Era terribile e hanno fronteggiato per tanti. Poi, dopo di San Salvo, si sono impuntati sul da Ortone fino all'altra sponda del mare. Sì. E si chiamava Operazione Gustav. Si sono rafforzati. Sì. Sette mesi, gli inglesi e gli americani sono stati inchiodati, non potevano andare avanti. Ma io ho fatto il militare poi, in tempi di pace, fortunatamente, in quel di Cassino. E Cassino è stata totalmente distrutta, sì. La bazia di Monte Cassino è stata totalmente distrutta dai bombardamenti americani che poi ricostruirono la bazia nuova, anche se la vecchia purtroppo non c'è più. Quindi è stato un periodo terribile per tutta Italia. Indubbiamente a noi interessava oggi cercare di approfondire meglio il discorso locale e dopodiché tra un po' termineremo. Ma i disagi della gente com'era? Cioè, era terribile. Stavamo vestiti male perché i vestiti non ce l'avevamo, la stoffa, tutte le scarpe erano di cartone, era un macello, non si mangiava, c'era poca risorsa e soffrivano, la gente soffriva. E poi c'è venuto la guerra, venuto a precipitare le cose. Volendo adoperare un detto sanzale, sopra lo cotto l'acqua bollente. Se dovrei dare un titolo a quell'epoca, direi il disagio di vivere. Per fortuna però, adesso concludiamo, per fortuna però la vita è bella, come il film di Benigni, in cui Benigni che racconta in quelle sue vicissitudini, campi di concentramento, in fondo la vita, nonostante tutto, è bella. E comincia ad arrivare. E la vita va sempre vissuta, sì, sinceramente, sì. E qua non voglio fare il prete per l'amor del cielo, perché la vita è un dono di Dio, la vita va apprezzata sino all'ultimo istante, perché è un dono che noi abbiamo e dobbiamo onorare sino all'ultimo momento della nostra vita. Il guaio purtroppo è che l'umanità fa le guerre. E le guerre ci sono tutt'oggi, abbiamo le guerre in Afghanistan, abbiamo guerre tutto. Le guerre purtroppo è molto difficile anche a volte spiegare perché l'uomo fa la guerra. È possibile che l'uomo arrivi ad un grado di ferocia sovraumana, perché non può essere umana la ferocia, la ferocia è qualcosa di sovraumano. Eppure purtroppo oggi le guerre si continuano per interessi vari che probabilmente gli stati hanno, e sarà purtroppo ancora per molti anni la vera piaga dell'umanità. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Salutiamo nuovamente gli amici, spero che questo nostro dialogo serva alle nuove generazioni per fargli capire come eravamo e come siamo. Ringraziamo anche Tomino Longhi, il quale ci ha ricevuto nel suo studio, che è poi una bottega in cui lui ha l'hobby del falegname, del computer, della fotografia eccetera, però si presta molto come studio televisivo, quindi ringraziamo anche l'amico Tonino Longhi e speriamo di riavere presto il nostro amico Fioravante, che ci racconterà qualche altra storia importante. Ma questo non perché, cioè, generalmente io una volta, Saro Fioravante, scrissi una cosa: non bisogna aver paura del passato perché è tempo morto, non bisogna aver paura del futuro perché è tempo non ancora nato. Ciò che esiste è la vita,
un susseguirsi di attimi di tempo morti appena nati. Con questo voglio dire che la vita va sempre vissuta e va vissuta nel bene, nel bene e nel male. Ci sono le discese, le salite. Bravo, ci sono le discese, le salite, però la vita va sempre onorata. Sì. E soprattutto dobbiamo evitare, ritornando nel tema con il quale abbiamo iniziato questo nostro incontro, questa piccola chiacchierata, dobbiamo fare in modo che l'umanità, ed ognuno di noi ha la capacità di farlo, dobbiamo fare in modo che l'umanità non faccia più la guerra. E noi dobbiamo, con il nostro impegno singolo, che poi sommato all'impegno degli altri, far capire alle persone che hanno potere e che fanno le guerre, che le guerre sono sempre sbagliate. Sì. Grazie, grazie e arrivederci alla prossima. Alla prossima.